Travaglio, mi fai schifo. Non fai nulla, non sei capace di fare nulla, se non di parlare del prossimo, non hai mai fatto nulla. Hai solo scritto di altri cose spesso false. Nel leggere quello che scrive di me, sicuramente ripetendo le stesse cose, parlando della televisione, della stronza alla preside, facendo il filtro annoiato per cose che erano semplicemente delle battute sul mio cancro, Travaglio, sul mio cancro, sul fatto che io non ho più attività di seduzione, ma ho raccontato una domanda, era un divertimento, un gioco. Nella tua mancanza di intelligenza totale, tu continui ad insultare e dici le cose come se tu fossi quello che ha una verità assoluta, l'eleganza, la capacità di vedere le cose nel modo più giusto e anche la morale sul fatto che invitano Sgarbi perché fa casino. Invitano Sgarbi perché Sgarbi dice cose intelligenti, risponde quando gli fanno domande su cose complesse, nega le cose che spesso tu dici diffamando e parla di quadri. Ha parlato d'Italia e tante persone hanno riconosciuto di aver visto cose che non avevano mai visto prima e capito cose. Mi è capitato questa sera a Molfetta, mi capita ovunque, le persone gli vengono incontro, ma tutto quello che accade deve essere interpretato in questo modo macabro e funerario, da iettatore, perché lo chiamano apposta e sanno che fuori controllo, io sono stato a fare il controllo, e se dico cornuto a uno rispondendo per divertimento, proprio che ho chiamato Tony Renis al telefono, se uno che chiama con un sconosciuto e non parla, io dico cornuto, è una battuta, le capisci le battute nella tua piccola testa, priva di ironia? No, non le capisci. E allora invece tutto è alla luce di chissà quali protezioni, lui è invece sempre in Parlamento, se uno è in Parlamento perché qualcuno lo elegge, quasi sempre sottosegretario, sono sottosegretario una volta e mi hanno cacciato subito, ma anche questo non lo sai, vigliacco come sei, vigliacco nel raccontare le storie. Sindaco di Salemi subito sciolto per mafia. Sciolto dalla mafia il comune di Salemi, perché ho cercato di impedire quelle pale eoliche che distruggono il paesaggio e hanno cacciato me, hanno continuato a mettere, lo sai perfettamente, quasi sempre subito sciolto per mafia. Sutri Arpino, Sutri è rinata, ho aperto un museo che tu non hai mai visto, sei mai andato a vedere il museo di Sutri? Ma perché parli? Di cosa parli se non sai nulla? Nulla. Prosindaco Urbino ha fatto decine di mostre, assessore Viterbo ha fatto mostre a Viterbo, consigliere regionale, tutto questo però tu non sai, fai finta di non sapere, che è gratis, perché un solo stipendio si prende, quello di parlamentare o di sottosegretario, e tutte le attività, tutte le sindacature le ho fatte gratis. No, sembra che debba accumulare chissà che cosa. E poi citi, come sempre, la litania, presidente di Ferrararte, del Mar di Trento, del Mag di Riva del Garda. E vai a vedere le mostre che ho fatto, valle a vedere. Ignorante quale sei. Da una vita collezione poltrone e stipendi pubblici. No, non colleziono nessuno stipendio. Nessuno stipendio se non quello che prendo per la funzione primaria di sottosegretario. Basta, tutto gratis. La condanna per truffa ai beni culturali, perché 10 anni prima doveva lavorare ma non si metteva mai, e tutte queste cose che racconta, la legge del matrimonio, non capisce l'ironia, la legge del matrimonio, tutte queste cose che scrive, ogni puntata, un processo per diffamazione, di cui si faceva poi salvare dalla Camera, invece no, ho pagato tutte le volte che sono stato processato, come hai pagato tu e meritavi di pagare, perché sei un diffamatore abituale. E poi la difesa della Carfagna, che la Carfagna no, è andata in Parlamento, è andata a fare il ministro grazie alle sue capacità formidabili e non perché nei rapporti con Berlusconi. Va bene, sarà così, certamente, l'essenziale è attaccare me. Però il punto che non ti consento e ti porterò in tribunale è dimostrato nei fatti. Tu devi andare a vedere a Ferrara Arte, devi andare a vedere a Trento, a Rovereto, a Riva, quello che ho fatto in questi anni, e devi rispettare il mio lavoro, devi rispettarlo. Devi rispettarlo, non hai visto nulla, non sai nulla e scrivi questa cosa da una vita, collezione poltrone e stipendi pubblici, naturalmente non essendo ubico fa tutto malissimo. Tu fai tutto malissimo, io faccio tutto a regola d'arte, i miei cataloghi, le mie mostre. Vai a Ferrara, o potevi andare perché l'hai persa, a vedere la mostra del Rinascimento, vai a vedere Klimt a Rovereto, vai, potevi vedere la mostra di Giotto. Parli di cose che non sai. Io non faccio le cose malissimo, le faccio benissimo e non sopporto più la tua sistematica diffamazione. Non ti sopporto più perché non hai fatto niente nella tua vita. Sei una totale nullità, capace solo di sputare sugli altri senza fare nulla di utile. Studia, vai a vedere quello che ho fatto e poi parla. Incapace totale.
Questo sei. Mi fai schifo.